Buongiorno amici, Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio e ricordiamoci le parole di Luca Palamara. Finalmente ce l'hanno fatta. Hanno rinviato a giudizio Matteo Salvini per aver difeso i confini della nazione. Un obiettivo che Luca Palamara e tutta la sua compagine giudiziaria aveva descritto benissimo e che oggi purtroppo è diventata realtà. Questo era un obiettivo dell'intera sinistra italiana, quella che, non riuscendo a battere Salvini nelle urne, cerca di distruggerlo nelle aule dei tribunali. Che si tratti di un processo politico lo rende evidente anche la presa di posizione di Enrico Letta proprio questa settimana. Guarda un po' con chi perde tempo Enrico Letta al posto che occuparsi di vaccinazioni e ripresa economica. Sì, proprio il leader della Open Arms, quella ONG spagnola che è al centro delle indagini che riguardano Salvini. Ma che quella contro Salvini sia un'iniziativa politica della sinistra nazionale lo evidenzia anche il fatto delle parti civili che si sono costituite proprio contro il leader della Lega e allora ministro dell'Interno. Praticamente tutte le associazioni di sinistra hanno voluto dar contro a Salvini, persino quelle che non c'entrano un tubo con l'immigrazione. Partiamo dal Lega Ambiente, che evidentemente ha altro da fare, oltre che difendere i cardellini, i lupacchiotti o le bellezze naturali del nostro paese. Poi c'è l'associazione Arci, ricordatene quando tra brevissimo, grazie alla Lega, potranno riaprire proprio anche loro. Sì, perché se fosse per il loro amico Speranza, morirono non si può dire. Ancora ci sono i giuristi democratici e ancora la città di Barcellona, quella che avrebbe forse voluto accogliere gli immigrati, ma che proprio la Open Arms, che ha sede a Barcellona, ha rifiutato come sede di approdo. Ma come mai? Ancora c'è Emergency, quella del signor Gino Strada, il Katanga, quelli famosi per essere dei democratici negli anni 70. Ovviamente poi c'è la ONG Open Arms, che ha rifiutato più volte vari approdi in giro per l'Europa, volendo imporsi per l'arrivo in Italia, e ancora 9 immigrati che erano a bordo della nave. Insomma, amici, per concludere, il 15 di settembre Matteo Salvini andrà a processo per sequestro di persona, ma a testa alta, per aver difeso la Costituzione italiana, le leggi e i confini di questo paese. Da chi, si chiederanno? Da quei poveri immigrati? Beh, se arrivano clandestinamente, ma soprattutto dalle ONG che hanno imperversato per anni nel Mediterraneo, alimentando il business dell'immigrazione clandestina, che ha reso ricche associazioni e mafie. Ancora una volta lo possiamo dire. Grazie Matteo Salvini per quello che hai fatto, grazie per il coraggio che dimostri tutti i giorni. Ciao.